Natale più dolce anche per i piccoli degenti dei reparti di pediatria dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. E questo grazie al Babbo Natale del carabiniere che ha portato tanti doni nelle corsie, dove ad attenderlo c'erano tanti trepidanti bimbi con gli occhi lucidi. La 17ª edizione della manifestazione ha riscosso ancora una volta un grande successo, grazie all'arma dei carabinieri e anche alla tricesta di Carla Panzino, che ha creato questa manifestazione nel lontano 1997. Colonnello Piccinelli, queste sono quelle iniziative di cui si sente davvero il bisogno, vicini alla gente e oggi vicini a questi piccoli degenti dell'ospedale di Pescara? Assolutamente sì, oggi sono travestito, come vedete, da aiutante di Babbo Natale. Sono iniziative bellissime, sono iniziative fondamentali alle quali noi ci prestiamo veramente con il massimo entusiasmo, cercando di portare poi un sorriso, così una parola di conforto a tutti coloro che sono ricoverati qua, anche se poi alla fine il paradosso è che il sorriso e il conforto lo riceviamo proprio noi che veniamo qua da tutti i piccoli pazienti che sono qui. Qualche ora per voi anche per staccare un po' dal lavoro, dall'impegno quotidiano sulle strade, per l'ordine pubblico, qui in ospedale si capisce che ci sono anche altri problemi da affrontare nella vita di tutti i giorni. Assolutamente sì, questi qua sono problemi veramente seri, magari quelli che ci sono qui, e quindi sottrarre qualche ora al lavoro quotidiano, al tempo libero che ciascuno ha di noi per dedicarli a questi bambini e in generale ai pazienti, a chi in questo momento sta soffrendo, credo che non sia, che sia il più bel regalo che noi potremmo fare a chi è qui ricoverato. Dottor Damario, ancora una volta una iniziativa importante sotto Natale, il Babbo Natale del Carabiniere, questa giornata dedicata a questi pazienti del reparto di pediatria, anche degli altri reparti, un'iniziativa importante di cui c'è sempre più bisogno. Ormai ci rendiamo conto che nell'ospedale non si può ridurre solo la sofferenza e dedicarsi solo alla cura fisica, ma anche importante la cura dello spirito, quindi questi momenti di grande gioia che ci ha concesso oggi sia l'Arma dei Carabinieri che l'Associazione di Gesta sono molto importanti, perché oltre ad alleviare la sofferenza permettono di dare quella continuità emotiva della tradizione natalizia, quindi non solo fuori dall'ospedale ma anche dentro l'ospedale. Del resto questo è un ospedale che sta dedicando moltissimo alla qualità percepita, all'umanizzazione. Per i piccoli pazienti noi abbiamo già in questi anni garantito la continuità scolastica, il teatro in corsia, la clown terapia, quindi tutte iniziative che rendono, migliorano anche il processo di convalescenza, perché è fondamentale prendersi cura anche di questo aspetto. Naturalmente in questa occasione è stato ricordato il grande progetto che partirà da febbraio, quello di arredi ultramoderni e funzionali non solo per i bambini ma anche per chi assiste, quindi per le mamme. Quindi noi siamo molto grati all'associazione Adricesta che sta collaborando molto con l'azienda sanitaria in questi anni per queste iniziative. Dottor Damario, nell'ospedale di Pescara ci sono tanti reparti e non solo quelli pediatrici di eccellenza nazionale ed internazionale, vengono anche dall'Europa a curarsi all'ospedale di Pescara, e questo è un po' l'orgoglio del Santo Spirito. Sì, in questo momento abbiamo sicuramente quello che noi chiamiamo eccellenze normalmente, abbiamo dei reparti di grande rilievo regionale e nazionale. E pensiamo a tutta l'area ematologica, infettivologica, pediatrica, molto innovativa. Pensiamo anche a quello che ormai si è guadagnato questo ospedale in questi ultimi 4 anni nell'area di quello che è l'emergenza di secondo livello, quindi l'ospedale salvavita. E questa è una cosa, secondo me, di grande importanza per il futuro di Pescara e della nostra sanità regionale.
Professor Lelli Chiesa, oggi questa bella iniziativa con il Babbo Natale dei Carabinieri, siamo a poche ore dal Natale ed era giusto, doveroso far passare qualche ora di spensieratezza a questi piccoli degenti. Sì, noi purtroppo stiamo lavorando perché io sono reduce dalla sala operatore, sono tornato su 10 minuti fa, comunque volevo correre a esserci perché è un'occasione veramente bella, in questo caso oltre all'enorme gratitudine che abbiamo tutti noi stabilmente e non solo in questa occasione per l'Arma dei Carabinieri, c'è la gratitudine per la Tricesta, la gratitudine per le diverse imprese, la ditta Ambrosini, l'Interact che hanno collaborato, ma a questo progetto di rifacimento di tutto l'arredo dell'unità operativa di chirurgia pediatrica che era un pochettino datato, dal momento che noi ci vantiamo di essere competitivi a livello tecnico sul territorio nazionale, eravamo un pochettino indietro per l'arredo rispetto ad altri ospedali più ricchi forse del nostro, per cui adesso staremo a posto anche da questo punto di vista e siamo molto soddisfatti ovviamente. Sarà l'occasione per rivedersi e rifare una bella festa al lavoro concluso, è un iter che va avanti, diceva la Panzino, da un anno e mezzo, forse anche qualcosina di più, per cui sono state fatte molte gare di solidarietà da parte della Tricesta e finalmente ci siamo arrivati. Adesso l'ASL ci ha garantito che ristrutturerà anche il reparto prima che arrivi l'arredo, per cui insomma per fine febbraio, inizi marzo io penso che ci rivedremo per festeggiare. Professore, questi sono reparti di eccellenza a livello nazionale ed internazionale, questi dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Beh, insomma, noi ci vantiamo di avere un po', io come direttore del Dipartimento Materno-Infantile mi vanto anche, oltre che ovviamente per il mio reparto che è la chirurgia pediatrica, ma non posso incensare me stesso e la mia equipe, che ringrazio comunque medici e infermieri sempre in queste occasioni, che senza di loro nulla si potrebbe fare. Poi abbiamo una gastroenterologia pediatrica sicuramente di eccellenza, la terapia intensiva neonatale più grossa della regione Abruzzo, un'ostetrice ginecologia che è la più grossa della regione Abruzzo, con interventi di chirurgia mini invasiva e laparoscopica sicuramente al passo dei centri più accreditati a livello non solo nazionale, questo è vero, permettetemi di avere un piccolo vanto sia come chirurgo pediatra sia come direttore di tutto il Dipartimento Materno Infantile in un ospedale che comunque sicuramente funziona molto al di là di quello che si possa pensare. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing, a bushels of fun. Now the jingle hop. Carla Panzino, a Tricesta da tanti anni, ormai è sempre al fianco dei piccoli degenti dell'ospedale di Pescara, dei vari reparti di pediatria. Oggi il Babbo Natale del Carabiniere, un'altra bellissima iniziativa. Sì, io dico che questo è il vero e l'unico Babbo Natale dell'ospedale di Pescara, perché sono 12 anni che creiamo questa magia natalizia che rende felici i bambini. Quello che ho detto anche alle mie volontarie, noi non dobbiamo portare dei regali nei reparti insieme ai carabinieri, noi dobbiamo comunque creare quell'atmosfera che il bambino vive per le strade della città, a scuola, fra gli amici e in famiglia, e che adesso non può vivere perché è ricoverato in ospedale. Per cui abbiamo voluto portare questa magia dentro l'ospedale, dentro i reparti pediatrici. Pensiamo di esserci riusciti soprattutto perché abbiamo a fianco un gruppo di persone che da sempre, proprio come istituzione, è abituata a sacrificarsi per i più deboli, e quindi chi altro più di loro poteva starci vicino per stare vicino ai bambini malati? I carabinieri. E i carabinieri da 12 anni non sono mai mancati all'appello, hanno sostenuto l'associazione con donazioni, hanno acquistato giochi per i bambini, e quindi cosa desiderare di più? Al tredicesimo anniversario, vediamo se porta anche fortuna il prossimo anno, perché partiremo con il progetto di pediatria. Quindi avremo sempre i carabinieri vicino? Io credo di sì. Penso proprio che ci saranno sempre vicino, quindi ripartiamo da marzo per arredare la pediatria. Adesso finiremo la chirurgia pediatrica e poi ricominciamo con la pediatria. Colonnello, questa è una promessa che deve mantenere.
Assolutamente sì, poi i carabinieri come motto hanno nei secoli fedeli, sono 12 anni, quindi ci sarà il 13esimo, il 14esimo e non ci finiremo più. Grazie, buon Natale a tutti! Grazie! Box.